19° sbarco presso il porto di Salerno. È arrivata nella giornata di ieri, infatti, la nave militare Reina Sofia, battente bandiera spagnola, che aveva a bordo circa 400 migranti. La richiesta di approdo era arrivata nel primo pomeriggio di domenica. L'unità di crisi della prefettura si era subito attivata per organizzare l'hub della Croce Rossa in via dei Carrari. Anche questa volta è stato attuato il modello d'accoglienza che permette di ridurre i tempi di permanenza in banchina sia dei profughi che della nave. Contestualmente il fotosegnalamento e l'identificazione sono stati svolti negli spazi idonei. Oggi è il 19° sbarco, il secondo notturno qui al porto di Salerno. Quali sono le condizioni? Le condizioni per ora buone, considerando il viaggio che hanno fatto. Non abbiamo situazioni di particolari patologie, salvo una donna che ha la febbre alta che controlleremo e che se necessario ricovereremo immediatamente. Ci sono un po' di bambini, come sempre, una donna incinta e poi gestiremo il resto. Come sempre, adesso che abbiamo attivato questa procedura con la Croce Rossa, li porteremo poi da qui alla Croce Rossa dove verranno completate tutte le attività di assistenza e soprattutto di fotosegnalamento a tutti. E nei prossimi giorni avvieremo la distribuzione regionale nell'intero comparto. Dunque, questo sbarco rimarranno tutti in Campania? Questo sbarco resteranno tutti in Campania, ma sono in sostituzione di quello che stavano arrivando con i pullman. Quindi non è un problema che essendoci lo sbarco a Salerno questo produce un incremento. Viene una distribuzione nazionale, abbiamo semplicemente razionalizzato con i colleghi che avendo loro bisogno di distribuire le navi che avevano difficoltà in Sicilia da mandare qui, abbiamo bloccato i pullman che dovevano portare i migranti dalla Calabria in Campania e abbiamo preso una nave, che è una cosa molto di buon senso, diciamo, non particolarmente intelligente.